Il weekend del 30-31 luglio, la borgata montana di Milies di Segusino ha visto le sue strette vie riempirsi di tante penne nere per il raduno annuale degli alpini di Segusino appartenenti alla sezione di Valdobbiadene. La cerimonia, iniziata con la deposizione di una corona d'alloro presso il cibo degli artiglieri in località Staulet in occasione del suo 40° di posa, con la presenza del presidente della sezione artiglieri di Valdobbiadene Segusino Guido Favero, è proseguita con l'ammassamento in via Cenola e la sfilata lungo le vie del borgo fino alla chiesetta Maria Ausiliatrice, dove è stata celebrata la Santa Messa e la deposizione di un'altra corona d'alloro in onore degli alpini andati avanti. Sono seguite le onorificenze con l'intervento del capogruppo di Segusino Enzo Berra, del sindaco Guido Lio, del professor Gian Antonio Codemo, che sta seguendo con le scuole il progetto studenti in prima linea, del responsabile del sacrario del Grappa, Gianni Idrio, e del presidente della sezione alpini di Valdobbiadene, Valentino Baron. La giornata è poi proseguita presso l'ostello Saint-Jory, con il rancio alpino di mezzogiorno ed il taglio della porchetta gigante in serata. L'evento, oltre a rimarcare il legame che da sempre unisce gli alpini al nostro territorio, ha avuto anche lo scopo di raccogliere fondi per il proseguimento del restauro della chiesetta Maria Ausiliatrice. Tant'è vero che per il medesimo scopo, la sera prima, il gruppo Amici di Milies, in collaborazione col gruppo Alpini, ha presentato presso l'ostello Saint-Jory un'originale proiezione di due film d'epoca girati a Segusino da attori segusinesi negli anni 60, dal titolo Requiem per Ringo e Invito al Massacro, seguiti poi dalla visione di altre immagini attuali di Milies in una platea affollata di pubblico con la presentazione di Celeste Stramare e Domenico Fullan, quest'ultimo abile regista dei due cortometraggi. Un plauso va a questi gruppi di volontari, ma anche a singoli cittadini che spesso preferiscono rimanere anonimi, per l'impegno profuso nell'organizzare i vari eventi e nel portare avanti l'opera di cura del borgo, ma soprattutto l'importante opera di restauro del simbolo per eccellenza di Milies, la storica chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice.